Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi litigheremo parecchio, Frangetta, ce lo so. Ieri sono andata dal parrucchiere, mi hanno tagliato i capelli, me li hanno tagliati molto corti, molto scalati, non li ho mai avuti così tanto scalati. E la mia frangetta è molto indisciplinata. Oggi ogni volta che passa dal parrucchiere decide di stare super alzata. Quindi questo sarà il nuovo tic di questo video. Come ormai ben saprete perché ne ho parlato veramente tanto su Instagram, io e Michele ci siamo sposati lo scorso 23 settembre. Abbiamo iniziato a fare una serie di video che in realtà non sono ancora finiti, che si chiamano Wedding Diaries. Abbiamo parlato della location, abbiamo parlato del catering. E vorrei ancora fare un video sul make-up e i capelli, perché sono molto molto importanti per ogni sposa. E poi fare un video dedicato invece ai nostri vestiti, quindi il mio abito da sposa e l'abito il completo da sposo di Michele, che è stato particolarmente difficile da recuperare. Quindi comunque, con grandissima lentezza, stanno arrivando anche quei video. Adesso che il matrimonio è finito, è stato tutto bellissimo, è andato tutto bene, veramente c'erano un sacco di cose che potevano andare storte, invece per fortuna è andato tutto veramente in maniera perfetta, non possiamo essere più felici e soddisfatti di così. Mi sono resa conto che posso fare un video, consiglio di 10 cose che secondo me dovreste prendere in considerazione da prendere per il vostro matrimonio, perché noi le abbiamo prese, siamo stati super contenti di averle prese, di averle avute durante il matrimonio e quindi penso che sia carino consigliarvele. Io ho una lista qui, per ricordarmi le 10 cose che vi voglio consigliare oggi. E la prima mi è stata consigliata in realtà da una mia amica che si è sposata prima e che avevo visto all'ultimo matrimonio a cui sono andata, e sono le bolle di sapone. Detto così, so che sembra qualcosa di molto sciocco, però in realtà è veramente molto 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 grazioso. Noi abbiamo fatto il matrimonio in un giardino bellissimo, enorme, e abbiamo anche dei bambini fra gli invitati, e cioè non che le bolle di sapone sono destinate solo ai bambini, perché io ho 33 anni e ci ho giocato per metà pomeriggio. Ho ordinato queste confezioni vuote, ovviamente, di bolle di sapone. Sono carinissime, hanno il cuore, hanno qua il cosino per soffiare le bolle di sapone a forma di cuore. E la mistura si usa un concentrato di sapone per i piatti, della glicerina vegetale che si può comprare in farmacia. Io ho comprato invece il boccione di preparato per bolle di sapone già fatte da Thai, prezzo di 3 euro. Questi 100 pezzi di bolle di sapone le ho pagati pochissimo, non mi ricordo, mi sa che li ho presi su Amazon. Comunque tutti quanti i link delle cose vi faccio vedere, li lascio qua nell'info box. Sono veramente molto carine, le abbiamo lasciate un po' sparse in giro. Noi abbiamo fatto una cerimonia in stile americano, quindi abbiamo fatto la cerimonia e il rito in giardino con l'arco, tutte le sedie, e poi abbiamo avuto il buffet e il rinfresco invece in giardino, con tutta una serie di tavolini, poltroncine, divanetti, postazioni dove poter mangiare. E le bolle di sapone le avevamo lasciate sia sulle sedie del rito, che poi invece sparse nei vari tavolini, nelle situazioni dove i nostri invitati potevano andare a mangiare. Sono davvero molto molto contenta di averle preparate. Sono stata tipo un'intera serata a riempire con una siringa ogni singola bolla di sapone, ma sono stata veramente super contenta del risultato finale. È stato veramente molto molto carino, perché poi queste sono delle bolle di sapone veramente molto molto piccole, quindi quando tutti hanno iniziato a farle è stato molto molto carino. Ve le consiglio. Poi, una delle primissime cose che ho comprato invece, anche questa se non sbaglio l'ho presa su Amazon, ma solamente perché l'ho ordinata in realtà in ritardo. Se avete un po' più di tempo e siete un pochino più previdenti di me, le trovate sicuramente su Etsy. E parlo della scatolina per le fedi. Ne ho scelta una molto molto classica, in legno, con l'incisione c'è scritto Fiore Michele e poi la data. E questo è l'interno, c'erano le due fedi, poi in realtà questa l'ho data al mio testimone, il testimone di Michele, ovvero suo fratello, che aveva un'altra scatolina, perché non ci avevamo pensato che in realtà, col fatto che non avevamo più il figlio di alcuni nostri amici che doveva portarci le fedi perché sono arrivati in ritardo, abbiamo dovuto splittare le fedi con i nostri testimoni, quindi abbiamo cambiato un pochino piani, ma questa scatolina è veramente bellissima, mi piace tantissimo poi il colore del legno, tutti quanti gli accessori che abbiamo preso per il matrimonio, dato che il nostro era un matrimonio comunque anche piuttosto
anche rustico alla fine, perché abbiamo fatto in giardino. Ci piaceva moltissimo appunto avere tanto legno, quindi tutti quanti i props del matrimonio che vi farò vedere oggi sono in legno. Un'altra cosa che non ho qui da mostrarvi, però ve la posso solamente raccontare, che ho scoperto, che è buona educazione, mi sembra anche molto giusto fare un regalo al proprio testimone di nozze. Lo trovo veramente molto carino, perché il testimone di nozze comunque ha tutta una serie di responsabilità nei tuoi confronti durante il matrimonio, a parte quello legale di firmare l'atto di matrimonio, ma soprattutto di essere il tuo la tua roccia durante la giornata, il tuo braccio destro. E nel mio caso Stefano è stato il mio testimone di nozze, c'eravamo super migliori amici, eravamo compagni di banco, quindi è stato veramente super bello averlo al mio fianco insieme anche alla sua compagna Helen. Sono stati veramente dolcissimi, preziosissimi, sono stati tutto il tempo a controllare che il mio velo fosse a posto, che andasse tutto bene. Stefano durante il rito mi ha anche salvato da una vespa che era troppo interessata al mio velo da sposa. È stato tutto veramente fantastico e quindi mi è sembrato molto carino comunque proseguire con questa tradizione, e quindi a Stefano ho fatto un regalo per il testimone. I regali per il testimone ce ne stanno, ho letto un po' su internet, ho studiato un sacco di consigli, potete regalare varie cose, si regalano le cose un pochino diciamo classiche, che si possono utilizzare spesso anche in altri matrimoni. Io per esempio gli ho regalato una cintura, gli ho preso una cintura di Ralph Lauren, comunque mi sembrava carino fargli un bel regalo, insomma. Poi sapete che io ho una grandissima passione per Ralph Lauren, soprattutto per la linea uomo, infatti anche Michele per il matrimonio aveva una cintura Ralph Lauren. Invece consigliano cravatte, cinture, i gemelli o un viaggio, tipo un weekend, il regalo, comunque un sacco di cose molto molto carine. Appunto io ho deciso di regalargli invece appunto una cintura, e infatti è stato molto divertente perché io mesi prima ho scritto a Helen, la sua compagna, dicendo: Helen, ma posso regalare una cintura? Cioè, di che cintura ha bisogno? Va bene se lei la prendo nera. E è stato anche questo, è stato comunque molto divertente, ha fatto parte dei preparativi. Poi un'altra cosa che non sono riuscita a trovare dopo il matrimonio, non so ancora dove sia, perché se mi seguite su Instagram sapete che siamo tornati da Roma e siamo partiti per andare a Milano, siamo andati a Torino al Sole del Libro. È stato veramente un mese di delirio quello dopo il matrimonio, e quindi non l'ho ancora recuperato, però ho un sacco di foto ed è il top per la torta. Ora io non so che gusti avete, se magari volete proprio le due figurine dello sposo e della sposa mettere sopra la torta, però non è probabilmente il mio genere, col fatto che avevamo anche una torta un po' diversa dal solito, un pochino particolare. Ho cercato un top per la torta che fosse qualcosa di diverso. Sono andata a caccia su Etsy e ho trovato questo top per la torta. Carinissimo, l'ho comprato, ho scritto poi al negozio, mi hanno mandato, prima di realizzarlo, mi hanno mandato il progetto per farmelo approvare finché io vedessi insomma il font, la forma, andasse tutto bene, e abbiamo avuto questo appunto questo top tondo con scritto Mr. Mrs. Monteleone. È stato veramente molto carino e penso che fosse perfetto per il tipo di torta che avevamo noi. Penso che sia comunque stra bene anche su una torta a più piani. Comunque siamo rimasti davvero molto molto soddisfatti. Anche questo era in legno dipinto d'oro, insomma era un legno dorato, veramente molto molto carino, molto elegante. Poi sempre parlando di torte, invece abbiamo deciso di prendere delle posate personalizzate, se ve le faccio vedere. Sono delle posate con cui abbiamo tagliato la torta. E arrivano in questa scatola molto carina, personalizzata, c'è scritto Monteleone, Fiere Michele e poi la data del matrimonio. Questo è l'interno e queste sono le due posate. Abbiamo proprio il coltello e la paletta poi per la fetta di torta, e la stessa incisione che c'è sulla scatola c'è anche sulle due posate. Queste sono veramente carinissime, sono veramente carinissime, ve le consiglio perché tra le altre cose le potrete continuare ad utilizzare sempre e avrete comunque un bel ricordo da usare nel quotidiano del matrimonio. Anche di queste vi lascio ovviamente il link in descrizione. Queste mi sono state inviate dal negozio Etsy. Continuiamo sempre parlando di small business su Etsy. Continuo con questo negozio, il proprietario Sergei è stato
carinissimo, probabilmente ho pronunciato male il suo nome, Sergei o Sergei, no, non lo so, comunque è stata una persona proprio super carina, mi ha anche offerto uno sconto per voi che vi lascio qua nell'info box in descrizione. Tra l'altro il loro shop su Etsy hanno veramente tantissime cose diverse, quindi magari se state cercando anche un regalo, un qualcosa di personalizzato in legno, andatelo a vedere perché fanno veramente dei lavori super carini. Innanzitutto mi ha regalato in più questa, che ho trovato super carino, questa sul loro negozio Etsy, in pratica è una sorta di hashtag che tu puoi dare tipo ai tuoi ospiti, ai tuoi invitati durante il matrimonio, si possono fare le foto insieme, noi l'abbiamo appoggiato su un tavolo nell'angolo che abbiamo creato per il guest book e molto carino, noi ci siamo fatti scrivere Manleone ovviamente. Sempre da loro ho preso il guest book, anche questo vedete molto 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 classico, in legno c'è scritto Michele Fiore, c'è scritto poi inciso Monteleone e arriva così, come un quaderno, un raccoglitore ad anelli, arriva già con questa carta che non ho cambiato, mi è piaciuta tantissimo, l'ho lasciata. E questo in pratica abbiamo creato là, nella location, un angolo per il guest book. Infatti avevo fatto poi dei board, delle tavole di legno con la spiegazione sul guest book, ma soprattutto su questa cosa che adesso vi faccio vedere. Questa box, che sul sito ho visto che su Etsy la vendono come la box per mettere la busta con i soldi, la money box in pratica. Noi invece abbiamo pensato di utilizzarla in maniera diversa, ovvero farla diventare una time capsule. In pratica ci siamo fatti scrivere un messaggio da parte dei nostri invitati. Oh mio Dio, ma eccolo il coso della torta, ma era qua dentro! Oh mio Dio, questa è un plot twist. Comunque, eccola. Dicevo, nel nostro angolo guestbook avevamo portato dei bigliettini e delle buste da lettere, abbiamo scritto le istruzioni, ovvero abbiamo chiesto a tutti i nostri invitati di lasciarci un messaggio, che poi hanno messo appunto nella nostra box, e con un messaggio che noi gli avremmo letto durante il nostro primo anniversario di matrimonio. L'idea è stata di Michele, l'ho trovata carissima e quindi l'abbiamo fatta immediatamente. Tra l'altro, ma guardate che idea geniale per riuscire a far curvare il legno, in pratica il legno qua diventa molto elastico perché è piena di mini tagli fatti con il laser, idea fichissima, è veramente molto molto bella, la scatola vi arriva smontata, la montate voi, ma è veramente semplicissima, ci sono le istruzioni, anche questa ci è stata regalata dallo shop insieme al guestbook. Comunque vi consiglio davvero tantissimo i loro prodotti, ci sono trovati benissimo, loro sono adorabili, vi lascio il link del loro negozio qua nell'info box e troverete anche un codice sconto per voi. Ora vi farò vedere un oggetto un po' controverso secondo mia madre, che quando ha detto ah mamma ho preso questa cosa, mi pare stata tutto il tempo una sposa non può avere questa cosa X, e io le ho detto mamma ma dove metto tutte le mie cose se non ho questa cosa X. La cosa X è una borsa, cioè nel senso, so che le spose non devono avere niente, non devono avere una borsetta né nient'altro, ma io avevo bisogno di mettere da qualche parte le cose per ritoccarmi il trucco, avevo bisogno di un posto per mettere a un certo punto il telefono, i documenti, e quindi ho fatto la posta per tantissimo tempo a questa clutch, a questa pochette che è di Saint Xavier, ho preso se non sbaglio sul sito di Revolve, avevo fatto il pre-order perché era sold out dappertutto, l'avevo trovato a un prezzo folle dall'Australia, ho detto anche se facessi la mattata, la prendessi qua a un prezzo folle dall'Australia, di sicuro la dogana mi ammazzerebbe, quindi ho fatto il pre-order e più o meno a settembre, no, fine agosto è tornata disponibile ed è questa. Mi piace veramente tantissimo, ho deciso di prenderla perché a parte che stava molto bene con il vestito, con il mood del matrimonio e tutto, soprattutto con i colori, ma poi ho pensato è una clutch bellissima, penso tranquillamente di riutilizzarla per il resto della mia vita e quindi ho deciso di prenderla. Cosa molto comoda, la potete tenere sia così che se l'avete, avete anche questo, si chiude così e ve la potete portare così. Mi piace veramente tantissimo, appena l'ho vista è proprio scattato immediatamente l'amore. Tra l'altro qua ci sono dei gancetti perché potete cambiare anche il filo della tracolla. Mi piace tantissimo. Mia madre mi ha sgridato un sacco perché ha detto appunto che uno sposo non poteva avere la borsetta. Io a fine serata o comunque durante il pranzo avevo la mia borsetta, la mia postazione, ci ho messo le mie cose. Sono stata veramente molto 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 felice di averla. Quindi tradizione, andata a quel paese, io voglio la mia borsa, io voglio la mia bellissima borsa. Tra l'altro non so se sia tornata disponibile, se c'è ancora.
nel caso ve ne foste innamorate, nel caso non fosse più disponibile, io vi chiedo veramente scusa. Vi chiedo scusa di avervi mostrato un nuovo oggetto del desiderio che non è più disponibile, ma è veramente bellissima. Io ho aspettato veramente mesi per averlo, cioè avevo praticamente scelto prima la pochette del vestito da sposa. Non proprio, però quasi. Naturalmente la pochette è arrivata poi con la sua dust bag. No, non mi vengono le parole oggi. Ora, altra cosa grande che abbiamo preso per il matrimonio e che in realtà avete già visto se ci seguite comunque sul canale Viola, voi sapete quale canale Viola, è il nostro neon con scritto De Man Leones che abbiamo preso su Etsy. Anche di questo vi lascio il link dello shop qui sotto. È fighissimo, stavamo cercando un neon da un sacco di tempo perché appunto lo volevamo prendere anche per fare le live su quell'altro canale che voi sapete quale. E quindi abbiamo approfittato perché abbiamo visto tra l'altro che durante i matrimoni si comprano i neon, cioè si usano i neon negli allestimenti dei matrimoni. Abbiamo pensato che fosse un'idea carinissima. Appena siamo tornati a Maratea, l'abbiamo montato e Michele ha detto: no, non voglio portarlo a Roma per usarlo in matrimonio, voglio che lo lasciamo qua nello studio. E quindi l'abbiamo lasciato nello studio, però ve lo volevo comunque far vedere. È veramente molto carino e potrebbe essere un qualcosa in più per il vostro allestimento, magari per il tavolo degli sposi oppure per uno spot dove fare le foto con degli invitati. Comunque è un'idea veramente molto graziosa. Tra l'altro c'è questa strana ossessione nella mia famiglia verso i neon che non capisco, cioè mia madre è piena di neon a casa, mia madre proprio ha trovato un artigiano che faceva i neon e ha cominciato a commissionare il neon per tutta quanta la famiglia. Comunque ve lo consiglio, è carinissimo, ci piace veramente tantissimo e l'ho spammato subito un sacco di mie amiche che l'hanno preso. E quindi adesso lo consiglio anche a voi, è veramente molto 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 carino anche come complemento d'arredo dentro casa, è veramente molto grazioso. Secondo la mia lista è rimasta solo una cosa, è una cosa che potrebbe essere un po' cringe, però ci si sposa una volta sola nella vita, o quasi. E secondo me bisogna anche godersi appieno il matrimonio, il fatto di essere romantici, il fatto di essere sposati e di scherzarci sopra e di divertirsi. E quindi noi abbiamo preso delle t-shirt Just Married, ma non delle t-shirt normali. Vi faccio vedere la mia. Questa è la mia, questa è quella di Michele e ovviamente le indosseremo in un determinato posto. Questo era un po' spoiler perché, come sapete, io e Michele volevamo partire per l'America per il viaggio di nozze, ma purtroppo l'America ha riaperto verso gli europei da pochissimo, quindi non abbiamo fatto in tempo a prenotare niente, ma soprattutto non volevamo andare in America adesso durante l'inverno, anche perché qui di lavoro siamo sotto consegne con dei nuovi libri, quindi non ce l'avevamo mai fatta. Abbiamo deciso di rimandare il viaggio l'anno prossimo, sperando comunque che si possa viaggiare un pochino più in tranquillità, in serenità, e quindi abbiamo deciso comunque però di non rinunciare al partire e fare qualcosa subito dopo il matrimonio, quindi partiremo dopo un mese per un luogo carino. Prendetevi una felpa con scritto Hubby and Wifey, prendetevi delle magliette con scritto Just Married. Lo so che è cringe, ma è divertente per questo, fatelo. Divertitevi e non ve ne deve importare niente di quello che pensano gli altri. Il vostro matrimonio siete voi, quindi divertitevi, comprate qualsiasi cosa cringe vi possa far piacere, vi faccia ridere soprattutto. Cosa extra, vi voglio ricordare le bomboniere invece. Ve ne ho parlato tantissimo nel video della location. Noi abbiamo fatto le bomboniere con Tridom. In pratica abbiamo creato la nostra foresta, che è la foresta di Manleone, e abbiamo regalato ad ogni invitato un QR code, che adesso io sbarro così voi non potete piantare quest'albero, perché quest'albero lo devo ancora regalare. Abbiamo piantato 100 alberi nella nostra foresta e li abbiamo regalati ai nostri invitati. Quindi prima di comprare dei pupazzettini di plastica, pupazzettini di vetro, di ceramica o pupazzettini in generale, pensate a fare delle bomboniere del genere con Tridom, così regalate degli alberi, che è sempre un bel regalo. Mia sorella l'anno scorso mi ha regalato un albero di cacao chiamato Scrocchiazeppi e sono molto molto felice. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. Qual è secondo voi la cosa che non può mancare a un matrimonio fra quelle che vi ho fatto vedere oggi? Ovviamente non può mancare lo sposo e la sposa, quello siamo d'accordo, vero? Cioè, lo sappiamo che loro servono. Comunque scrivetemi nei commenti la cosa che vi piace di più e perché proprio la pochette fra tutte quante le cose. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!